ma per schierarsi per il no a questo referendum non occorre essere un partito. E ha ricevuto critiche e probabilmente ci rimetterà anche molte tessere, però noi siamo orgogliosi della nostra scelta, perché nello statuto dell'ANPI, all'articolo numero 3 mi pare, viene proprio detto che l'ANPI concorre alla piena attuazione della Costituzione italiana in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli. L'ANPI ha come obiettivo principale, voi tutti lo sapete, la conservazione della memoria, ma quando diciamo memoria viva intendiamo dire che i valori che hanno ispirato la scelta che hanno fatto i partigiani sono i valori che rendono ancora viva l'ANPI, se no l'ANPI non avrebbe più ragione di esistere, se non fosse perché appunto quella scelta è la scelta che noi dobbiamo fare tutti i giorni, perché quei principi, quelle scelte sono valide tuttora, quando c'è da difendere la libertà, la democrazia, la solidarietà, la giustizia sociale, tutti i valori che stanno alla base della nostra Carta Costituzionale. Di fronte a questa riforma, che al di là delle questioni tecniche di cui vi parlerà qualcuno molto più capace, più esperto di me, ma è proprio l'impostazione che noi andiamo a contestare. Un'impostazione, non la faccio lunga per carità, che giustifica la nostra presa di posizione. Un'impostazione che toglie rappresentatività ai cittadini. E questo è contro lo spirito della Costituzione. Questo proprio velocissimamente. Quando l'ANPI ha deciso di scendere in campo per il no, come sezione di Vittorio Veneto, assieme a tutte le altre sezioni del nostro paese, abbiamo chiesto ad altre forze politiche e associative di Vittorio se intendevano con noi formare un comitato proprio prima, nei mesi primaverili, per raccogliere le firme per il referendum contro l'Italicum e per appoggiare quello che sapevamo già ci sarebbe stato per la riforma costituzionale, e adesso per informare. Hanno risposto diverse forze politiche, tutte della sinistra, da Sinistra Ecologia e Libertà, da Possibile, Rifondazione Comunista. Abbiamo dato vita ad un comitato e con pochissime risorse, sia finanziarie che materiali, stiamo dandoci da fare, perché uno degli obiettivi dell'ANPI, ma anche di queste forze politiche, è proprio che la gente voti in modo consapevole. Il nostro obiettivo è che la gente non voti contro le istituzioni, delle quali come ANPI noi abbiamo il massimo rispetto, che sono emanazione dello Stato. Però questa riforma ci vede contrari. E dicevo, abbiamo poche risorse, siamo in pochi. Lì abbiamo un banchetto, abbiamo messo del materiale a disposizione, perché riprendo il filo che mi ero persa. Il nostro obiettivo, stavo dicendo prima, poi è quello di che la gente vada a votare per questa riforma, il sì o il no a questa riforma, per cui un voto consapevole, un voto che nasce proprio dalla conoscenza, dall'informazione, per quello che si può, perché ci sono degli articoli veramente difficili da comprendere. Però ecco, noi cerchiamo di fare il possibile per aiutare, proprio per mettere a disposizione di tutti quelli che ci vorranno ascoltare, del materiale informativo. Abbiamo un banchetto lì, ci sono dei libri, ci sono degli opuscoli che abbiamo fatto noi, e c'è anche una cassettina. I soldi ci servono perché
per pagare le spese di tutto questo, per pagare i prossimi eventi che faremo, per pagare il materiale pubblicitario. Tutto costa, voi lo sapete bene. Abbiamo bisogno anche di gente che ci aiuti nella diffusione di questo materiale, nel volantinaggio. Abbiamo una pagina su Facebook, abbiamo insomma diversi modi per contattarci. Io termino qui la mia introduzione come Ampi. Voi sapete che questa sera abbiamo la fortuna, l'onore di avere qui con noi due persone. Presento prima la nostra amica Lidia Menapace. Lidia Menapace non so se dico bene, partigiana senza armi, partigiana della Valdossola, della Repubblica della Valdossola. Lidia Menapace, possiamo dire di che anno è? Che anno sei? 24, giusto così perché voi lo sappiate, ecco. Lidia Menapace del 24, partigiana senza armi, partigiana combattente della Valdossola. Dopo ci spiegherai però questa cosa. Ho detto senza armi perché è stata una pacifista sfegatata, così come è stata una grande femminista e un'instancabile viaggiatrice, una vagabonda. Nella sua lunga carriera politica, cominciata nel 64 come prima donna eletta nel comune di Bolzano, no? poi nella giunta provinciale, eccetera, dichiaratamente di sinistra, ha pagato questo suo essere pacifista e questo suo essere apertamente di sinistra. L'ha pagato nella carriera universitaria, mi sembra, l'ha pagato insomma, e anche nella politica, mi sembra, perché è stata scavalcata anche in una nella commissione difesa sotto il governo Prodi, no? Per il suo proprio antimilitarismo, da un senatore De Gregori, mi pare, comprato, era d'Italia dei Valori, vero? Mi pare. Bene, e dal 2011 è membro del Comitato Nazionale dell'Ampi e è sempre disponibile a incontrare, a parlare, a viaggiare. Ve lo dirà lei che cosa sta facendo per questo referendum per il no. Dopo presento Felice Casson, poi ti do subito il microfono. Poi abbiamo il senatore Felice Casson, attualmente senatore della Repubblica, anche il senatore ha una lunga carriera nella magistratura fino al 2006, quando ha abbandonato questa, appunto, la magistratura per entrare in politica, senatore nel gruppo del PD, non iscritto al PD, indipendente nelle liste del PD, si dice ancora indipendente nelle liste del PD, dissidente a questo punto, visto che indipendente, ma dissidente nel senso che rispetto, indipendente a tutti gli effetti, indipendente e anche un po'. Si è occupato di terrorismo, lotta alla corruzione, sicurezza ambientale, moltissimo, della tutela dei lavoratori, della popolazione, ed è qui con noi stasera. Io ringrazio a nome dell'Ampi, a nome di tutto il comitato del no al referendum, a nome dei cittadini di Vittorio Veneto, vi ringrazio tanto della vostra presenza e do la parola a Lidia. Scusate se sembrerà che interrompa subito questa atmosfera così dolce, gentile, generosa, dicendo buonasera a tutte e tutti, sempre tutte e tutti, sempre prima tutte e poi tutti. Non perché, come dicono in Trentino, nelle case dei galantomani prima le donne e poi gli uomini, come si dice proverbialmente, bensì perché noi siamo di più. All'ultimo censimento è risultato che le donne sono in Italia 2.300.000 circa più degli uomini. Non so se ve ne siete mai accorti,
accorte o accorti quando si distribuiscono i posti, ma comunque quando si fa il censimento questo risulta, dovrebbe risultare anche un po' sempre. Ci tengo a dimostrare che, brevemente, in modo rapido, spero convincente, che questo referendum è un referendum che appartiene a quella scuola storiografica maledetta che si chiama revisionismo. Questa scuola storiografica ha già tentato negli anni passati di dimostrare che il nazismo non c'è stato, che i campi di concentramento sono una palla, che non è vero niente di questo. Ecco, siamo nello stesso solco, cioè il tentativo di dimostrare che una cosa storicamente esistita non è esistita e quindi conviene modificarla. Come si possa modificare una cosa che non è esistita è un problema logico che lascio a chi propone queste cose, ma comunque tutto sommato il groviglio è già questo. Allora io parlerò di come sono state nella Resistenza, perché da questo si deduce che la Costituzione che abbiamo è figlia diretta della Resistenza. La Resistenza è una cosa che è esistita. Io ho il brevetto di partigiana combattente col grado di sottotenente, non so che tra i presenti abbia un grado militare più elevato del mio, ma se io dico attenti dovete scattare, per l'appunto. Ma invece, subito dopo aver ricevuto il brevetto di partigiano combattente col grado di sottotenente, ho ricevuto un congedo militare assoluto e illimitato, come se dicessero fuori dai piedi. Io tra l'altro ho detto, ma come hanno fatto a congedarmi che non mi sono mai arruolata? Perché non penserete che nella Resistenza uno andava alla caserma, passava la visita militare, poi si arruolava, veniva misurato il torace e tutto quanto. No, assolutamente no. Quindi come hanno fatto a congedarmi? Ho cominciato a concepire da allora qualche sospetto sulla logica militare, che mi sembra una logica un po' forzata, devo dire. E invece mi sono molto attaccata a quello che è veramente successo. Come mai a me il titolo di partigiana combattente? Appunto, io non ho portato armi, però la Resistenza non si fa solo con le armi. E mi ricordo che io non è che non abbia voluto armi perché ero già allora non violento, pacifista, non sapevo neanche cosa volesse dire, avevo 19 anni, 18 anni, e sotto il fascismo non voler portare armi voleva dire essere vigliacchi, oppure protestanti, quindi o ti rivolgevi alla Chiesa o allo Stato era sempre sbagliato. Quindi io semplicemente delle armi avevo paura, mio papà non era neanche cacciatore, non avevo mai visto un fucile da caccia, figurarsi se mi mettevo in vita una rivoltella, avevo paura di spararmi nei piedi, quindi niente armi per paura, non per eroismo. E però quando poi ho visto cosa facevano le armi, quando mi hanno detto se vuoi ti addestriamo, ho risposto, allora sì, consapevolmente, non voglio imparare a sparare nella pancia di nessuno, però plastico per gli attentati lo portavo, perché fare danni alle cose mi sembrava una cosa assolutamente giusta, e vi assicuro che portare plastico per attentati era una cosa proprio da brivido, perché bisognava portarlo a pelle, il plastico esplode col freddo, quindi bisognava portarlo intorno alla vita e sotto il giubbotto. Quindi quando partivo con questo carico potevo saltare in aria in ogni momento. È vero che non ero di quelli che offrivano l'altra guancia e robe di questo genere, ma non ho mai inteso la violenza in questo senso. Allora mi è capitato più di una volta di portare il plastico per gli attentati, perché ero convinta, e lo sono, che far saltare un ponte o una ferrovia serviva a fermare i nazi più che se io avessi provato a sparare a qualcuno di loro, senza dubbio. E continuo a pensare che la Resistenza ha vinto perché è stata un grande movimento politico di massa, non per i suoi meriti militari. Dal punto di vista militare non c'è dubbio che Hitler ci avrebbe fatto fuori subito, se avessimo mai pensato di fare un incontro campale o qualche altra cosa, sarebbe stata una pura stupidaggine, non c'era proprio, non c'era paragone, non c'era partita, per così dire, ecco. Quindi l'importante era che noi potessimo avere la popolazione con noi, in modo che i nazi si sentissero proprio respinti da un territorio che li considerava invasori, nemici, ostili, insopportabili, ed era questo che succedeva. Porto al collo il fazzoletto della Repubblica dell'Ossola, lo porto volentieri sia perché Repubblica dell'Ossola si ritenne uno Stato, nominò una giunta di governo, di questa giunta di governo faceva parte anche una donna, Gisella Floreanini. Quando le donne non avevano ancora diritto di voto ci fu una donna ministra. E giunta di governo voleva dire che non si ritenevano soltanto un movimento di protesta, ma una forma proprio che anticipava un nuovo ordinamento statale. E questo, infatti, cominciarono anche a scrivere una Costituzione. Non andarono molto avanti perché durò poche settimane la Repubblica, ebbe una lunga preparazione, ma poi durò poche settimane. Anzi, quando
cominciò il rastrellamento terribile della Repubblica dell'Ossola. Quando cominciò questo rastrellamento, Gisella Florianini accompagnò in Svizzera i bambini e le bambine delle famiglie rastrellate. La Svizzera per i confini, insomma, fece finta di non vedere che per sentieri da contrabbandieri si portavano in là bambini e bambine. E quando tornò dall'aver accompagnato l'ultimo, si accorse che non aveva più suole negli scarponi, perché allora le ministre non avevano l'auto blu, naturalmente, quindi, ma lei però era ministra di questo piccolo governo. La presenza delle donne nella Resistenza è una cosa che a me ogni tanto fa venire nervoso, perché mi chiedono sempre quale fu il ruolo delle donne nella Resistenza. Io già quando sento questa espressione mi incavolo un po', perché dico puramente e semplicemente: la Resistenza italiana non ci sarebbe stata senza le donne, proprio non ci sarebbe stata. Perché qual è il primo, se intendiamo la Resistenza come un grande movimento politico di massa di presa di coscienza politica generale, quale fu il primo atto della Resistenza? Dopo l'8 settembre del 43, quando il re e Badoglio firmarono l'armistizio e poi scapparono a Brindisi, tutti i militari italiani, i ragazzi italiani che erano militari, scapparono dalle caserme. C'era l'armistizio, vuol dire che la guerra è finita, della guerra non ne poteva più niente, più nessuno, quindi tutti scapparono. E invece la Wehrmacht aveva occupato l'Italia tra il 25 luglio del 43 e l'8 settembre, e avevano l'ordine di sparare a vista contro qualsiasi ragazzo giovane italiano in divisa. Perché non ci fu il massacro? Perché le donne italiane ricoverarono l'esercito. L'esercito italiano, scappato dalle caserme, fu accolto nelle case. Allora, c'è una storica dell'Università di Torino, una bravissima storica che si chiama Anna Bravo, che dice: fu un grande esempio di maternage, si sa, il cuore di mamma, va bene, anche questo, però non solo, perché bisogna pensare che se uno si tirava in casa, un giovane verosimilmente di buon appetito, doveva dargli da mangiare e con la tessera si campava a fatica, quindi toglieva a sé e ai suoi familiari. Se poi trovavano uno fuggiasco, che naturalmente la verba lo considerava disertore, a casa sua, lui lo fucilavano, ma a casa sua la bruciavano. Quindi c'era ben a rischio di più, c'era a rischio proprio tutto l'equilibrio anche affettivo di cui una era vissuta sempre. Una presa di coscienza repentina, io dico politica, anche se probabilmente non si sarebbe potuto esprimere con parole compiute, era una forte convinzione generale che rese il suolo italiano inospitale per le truppe tedesche. Quindi si sentirono fuori di casa, odiati, respinti, ingannati, presi in giro praticamente da tutti, dalle persone più semplici, e non perché fossero eroiche. La seconda cosa che rapidissimamente vorrei sfatare è che la Resistenza sia stato un movimento di eroismo. Offrite il petto al più buon nemico, noi consideravamo una stupidaggine una roba così, una frase di questo genere ci sembrava dannunziana, di cultura un po' fascistoide veramente. Generalmente chi dice offrite il petto al più buon nemico sta al caldo seduto davanti a una scrivania e scrive, ma non è poi tra quelli che devono offrire il petto al più buon nemico. E noi pensavamo che scappare e nascondersi era più utile per essere buoni per un'altra volta, quindi non avevamo nessun culto dell'eroismo, anzi devo dire che la paura fu sempre una componente molto importante del nostro agire. Posso ricordare un episodio perché fu una volta che Cicerone mi salvò la vita. Allora, io tornavo giù dalla Val d'Ossola, appunto, molti tornanti, poi a un certo momento c'è una svolta, un rettifilo, in fondo c'è Novara. Lì in fondo c'era un posto di blocco. Allora, io sapevo che il posto di blocco fa paura, ma se tu scappi ti sparano nella schiena, quindi se vedi un posto di blocco non devi scappare. Deve avere pronta una copertura, una storiella da raccontargli e andare a affrontare. Quindi io ero in bicicletta, bicicletta mi aveva regalato la mia formazione, una bicicletta col cambio, una cosa straordinaria per allora, un'assoluta novità. Io ero così convinto di essere bravissimo in bicicletta che avevo pensato che alla fine della guerra mi sarei iscritta al Giro d'Italia, che sarei arrivata magari maglia nera, ma sarei arrivata, insomma, ecco. Vabbè, comunque mi metto a pedalare più che posso, arrivo davanti al posto di blocco e dico: oh, mia mamma chissà come sarà agitata, avrà già telefonato allo zio, il cugino, il nipote, perché c'è quasi il coprifuoco, io ancora non ci sono, faccio su un po' di scena. E poi dico: io invece sono andata a preparare l'esame di latino lì nel paese vicino da una mia amica, perché la mia copertura era che stavo preparando il biennale di latino per l'università, e quindi questo doveva spiegare perché ero per strada anche fuori orario. E a questo punto dal cestino della bicicletta, dove avevo un po' di stampa clandestina sotto,
un pollo che avevo comperato al mercato nero da un contadino perché voleva pur campare, e sopra le tusculane di Cicerone prendo le tusculane e le offro al poliziotto. Effetto miracoloso del tusculano, il poliziotto guarda e dice: vai fuori dai piedi, e quindi veramente Cicerone mi salvò la vita, insomma, quella volta lì, perché semplicemente la presentazione del suo libro mise il poliziotto nell'incapacità di reagire, di dire alcunché. Ho raccontato questo episodio che può sembrare risibile, però ci tengo a dire che ciascuno e ciascuna di noi era una persona normale che di fronte al pericolo aveva paura. La paura è un campanello d'allarme, non è una cosa di cui bisogna vergognarsi. Chi non ha paura non è coraggioso, è temerario, non vede il rischio addirittura. L'importante è che non si lasci bloccare dal panico, quindi il tutto è il passaggio dalla paura al coraggio. E quando dalla paura sei passato al coraggio fai anche delle cose anche più di quello che tu non penseresti. Non mi dilungo su questo, volevo soltanto dire che dopo il primo atto che ho citato della resistenza, cioè che le donne ricoverarono l'esercito, c'è un secondo a ricordare che i nazi poi catturarono, ho finito qua, i nazi occuparono l'Italia e, no, ho perso il filo adesso, no, non fa niente. Il secondo episodio fu che i nazi catturarono poi l'esercito italiano, non soltanto in Italia ma su tutti i fronti su cui era, e ben 780.000 militari italiani furono catturati dai tedeschi e mandati in campi di concentramento sotto il nome di IMI, internati militari italiani, espressione che non esiste nel diritto internazionale, sicché la Croce Rossa non poteva andare nei campi a vedere come venivano trattati, e quindi furono, mio padre fu uno di quelli, rimase 24 mesi lì, di questi 780.000 morirono di fame, e la loro resistenza è rappresentata dal fatto che, avendo Hitler, che oramai aveva Mussolini come prigioniero, detto che se avessero aderito alla Repubblica Sociale di Salò potevano ritornare a casa e essere rimpatriati, la grande resistenza fu che di questi 780.000, 80.000 morirono di fame nei campi di concentramento, ma la Repubblica di Salò aderirono sia 1.500, quindi fu un flop formidabile dal punto di vista politico. Fu scarsamente riconosciuto, ma questo secondo me è il secondo grande atto della resistenza italiana. Si disse poi erano apolitici, non so cosa potessero essere dei militari dopo 20 anni di fascismo, ovviamente non potevano fare nessuna politica. Se Natta, che fu anche lui uno di quelli, non avesse poi scritto un libro, probabilmente questa grande parte della resistenza sarebbe rimasta nascosta. Ma il terzo furono gli scioperi operai, racconto brevemente anche qui un episodio per dire che, per convalidare la mia ipotesi, la mia proposta, che la storiografia intorno alla resistenza è finora falsa e non giusta, non corretta, perché mette in luce singoli atti, dice che è la quarta guerra del risorgimento, tutte tesi che non hanno nessun fondamento storiografico. Allora, una mattina io sentiamo suonare l'allarme per le persone della mia età, vuol dire allarme aereo, tutti ci meravigliamo perché viene di giorno, di solito l'allarme veniva la notte quando c'era la luna. Comunque si sparge la voce, gli operai scioperano. Io devo dire, non capii cosa volesse dire, perché lo sciopero era vietato sotto il fascismo, veniva licenziato e anche mandato sotto processo. Comunque un po' di gente si riunisce davanti ai cancelli della principale fabbrica metalmeccanica di Novara, che si chiama OMS, Officina Meccanica Sant'Andrea. Siamo lì, si aprono i cancelli e gli operai escono incrociando le braccia. Ancora adesso diciamo incrociare le braccia per dire scioperare è un'espressione quasi retorica, ma allora era un vero gesto e aveva un grandissimo significato, perché con le braccia incrociate non nascondi neanche una chiave inglese, quindi voleva dire siamo inermi, ma siamo qui a dire di no. Questo sciopero aveva una natura strettissimamente sindacale, perché protestavano, perché dicevano con i soldi che ci date non arriviamo a fine del mese, salario, con le ore che facciamo lavorare caschiamo sulle macchine, orario e salario, il fulmine, il cuore di una. E invece era uno sciopero straordinariamente politico, perché voleva dire, e nonostante questo vi diciamo di no. E questa cosa fu sentita come fortemente importante e politica. E arrivarono anche i nazi armati fino ai denti con le bombe negli stivali e non facevano niente. Oggi direi un nazista senza ordini non sa cosa fare, ma loro non capivano neanche perché. Però abbiamo cominciato a pensare, se sparano gli operai si ferma anche la fabbricazione di armi, perché quella era una fabbrica metalmeccanica.
allora avrebbero potuto sparare a noi. Ma qui c'è una cosa che io racconto sempre, qualcuno l'avrà anche già sentita, mi scuso, perché noi improvvisamente sentiamo quella cosa che si chiama tecnicamente comunicazione non verbale, cioè sentimmo che se i nazi avessero sparato a noi gli operai si sarebbero messi in mezzo, cioè siamo sentiti più protetti dalla loro inerme volontà di resistenza che non spaventati dalle armi dei nazi. Questo è un esempio di come l'azione non violenta può essere efficace, ecco, non quando si fa l'ideologia della non violenza, ma in questi casi concreti. Comunque, dopo un po', il comandante nazi, dopo aver detto raus, raus, dietro fronte, lo applaudimmo freneticamente, ci siamo fatti venire le mani come polpette fuori da applaudirlo, perché scappava. Non andò sempre così, ma insomma, mi fermo qui e dico, la resistenza fu essenzialmente questo, un movimento tra l'altro non unificato dagli ordini, dai comandi, e che, pensate un po', aveva dentro i Verdi di Giustizia e Libertà, i Rossi, Garibaldini e Matteotti, e gli Azzurri, che erano anche i monarchici, quelli che si stupiscono perché votano no anche gente di destra, devono sapere che alla resistenza con noi c'erano anche i monarchici, i Badogliani, i cattolici. E la resistenza fu un movimento unitario, fu un'espressione, la Costituzione non era ancora stata scritta, ma come è scritto nel secondo comma dell'articolo 1, fu un atto di sovranità popolare esercitata dal popolo. L'esercizio della sovranità è quello che si fa nei referendum. Noi qui oggi e nei prossimi giorni, votando no al referendum, impediamo l'inizio di un'operazione revisionista che cerca di farci dire che la resistenza non c'è stata e può anche saltare i libri di storia, dire che erano quattro matti e così via. Ed è invece un esercizio della sovranità popolare che non può essere delegata, perché il popolo la esercita, non la delega, quindi non è del governo, del Parlamento, né di altri, e non è delegata e appartiene, per così dire, a un essere cittadini prima ancora di qualsiasi ulteriore determinazione politico-partitica. È proprio in questo che consiste il suo significato, ed è anche un po' la prima volta che un referendum assume così palesemente questo significato. Dunque, la domanda da farsi non è vinceremo, ma come si fa a vincere questo referendum? Perché si può, ecco, questo è quello che volevo dirvi.